Due gol per ripartire e mettere alle spalle 3 mesi senza vittorie e credere nella salvezza diretta. Effetti del 2-0 inflitto dal Barletta al Matera. Nella domenica del Puttilli c'è stato spazio anche per il primo gol in carriera in biancorosso di Vincenzo Camilleri. Parte lo aspettavo a 10 anni, quindi era ora più o meno, perché non avevo segnato il Puttilli. Sono contento che il gol sia stato un mezzo per arrivare a uno scopo che era assai più grande, che era questi 3 punti che ci devono servire a lavorare in maniera leggermente più serena e andare a fare i punti che ci servono per la salvezza il prima possibile. Ci aveva messo la faccia già a Bitonto dopo la partita più brutta del campionato. Camilleri era stato lui il primo a chiedere a se stesso e ai compagni di squadra un'inversione di rotta con la retrocessione diretta distante a loro un solo punto. È stato lui a raccontare lo stato d'animo dello spogliatoio dopo il successo sul Matera. Ecco, la sosta è arrivata nel momento giusto, perché abbiamo toccato il fondo e bisogna ripartire. Dico bisognava perché oggi abbiamo vinto, ma io credo bisogna ripartire, cioè questo deve essere un punto di partenza. Io credo che questa vittoria ci debba dare forza per affrontare le restanti finali che ci spettano. Poche parole, tanti fatti, questo il mood del gruppo. Ci siamo detti grandi cose, perché ormai in passato ci siamo detti che era importante, però si arriva a un punto dove alla fine delle chiacchiere che si sono fatte se ne porta un po' via il vento. Sapevamo di dover seguire alla lettera tutto quello che ci ha detto il mister in settimana, di togliere gli ego di tutti e di pensare solo a questa squadra, a questa benedetta salvezza che dobbiamo conquistare. Dichiarazioni da capitano che hanno preceduto di 48 ore la polemica relativa a chi quella fascia l'ha spesso indossata in stagione. Ezequiel Schelotto, rimasto in panchina con il Matera, assente martedì alla ripresa degli allenamenti perché impermesso. Nella stessa serata non è passata affatto inosservata una sua foto sugli spalti di San Siro in occasione di Inter-Atletico Madrid. Scatto poi rimosso dai social ma circolato su smartphone e bacheche dei tifosi. Nel tridente Antimatera c'è stato spazio per una bella sorpresa, il giovane Pulina. Sono passato a prenderlo io perché non ha la patente e mi ha detto: non vedo l'ora di andare al campo e vedere, perché ha visto le immagini e vedere quello che è il nostro stadio. Domenica sarà sfida alla Gelbison, formazione in nona posizione a quota 30 punti. Camilleri, ex di una partita che Telesveva trasmetterà in diretta TV e social, racconta l'atteggiamento da mettere in campo. Che andiamo a giocare con la Gelbison, che io conosco bene, è una squadra costruita per vincere il campionato. Forse inizialmente eravamo la squadra, forse secondo me più forte, e sarà una partita difficilissima.